felice presto, figlia della mamma. Piango, piango, l'amore che piango. Credo che sia un pezzo di piangere questo. Raga, pezzi di piangere. Un like per fottere l'algoritmo. Io stamattina mi sono alzato con l'idea che avrei ascoltato qualcosa di carino. Abbiamo ascoltato il primo pezzo con Emma e Lazza, che mi è piaciuto musicalmente, ma che effettivamente mi vorrei sparare nei coglioni se dovessi mai riascoltarlo. Andate a vedere la reaction se volete farvi due risate. Ora, piangiamo su YouTube. Risate le fate voi sulla mia pelle, però. Sì. Sono convinto che anche questo sia un pezzo dove mi romperò i coglioni e mi sparerò in faccia, ma musicalmente immagino che sia bello, perché comunque Francesca la conosciamo, Nitro lo conosciamo, sarebbe da vedere chi piange di più. Secondo me il quid del video è: scrivete nei commenti a fine canzone chi ha pianto meglio, chi ha pianto meglio di più o di più. Ci sono delle categorie, cioè chi ha pianto meglio, chi ha pianto di più e chi era e chi ha pianto, che aveva più ragione di piangere anche. Ah, ok, quindi le categorie sono: c'è un fake pianto, no? Piangina meglio. Best piangina. Greatest piangina, che è quello che ha pianto di più. Ok. E real piangina. The real piangina. Ok. Bene, io sono prontissimo. Io piange tantissimo. Poi perché dica adesso Madame Scream e Nitro suona il basso. Ma cazzo. Magari. Muratti Slim per sentirmi più. Chiedo scusa quando è too late. Dico sempre che è tutto ok. Sveglio alle 6, ma non guardo. Il tempo fa sentire il cuore, mi si infiamma e non basta l'ibuprofeno. Quando grido sento l'eco dall'interno e mi fermo. Sto il punto è che ci credo per davvero, ma poi me ne sbatto e bevo. Ci ingrasso e poi mi piaccio ancora meno. Bravo. Da 100 non è una bianca. Questa convinzione che negli altri mi disarma. Con i denti stretti per quanto mi gira il cazzo. Con il mio supplizio della goccia, il fatto di essere tardo, ci impazzisco, che ricorda questa pizza. Chiedo scusa. Ecco come fare un testo pop d'amore. Bella l'aria, oh, mi piace. Liricamente, ragazzi, Nitro. Real piangina e Nitro. Per ora. Vai, fra. Entra quando cazzo vuole. A catena. Bellissimo il campione. Il mio riposo, la rabbia è la mia benzina, la figa è il mio solo in loco, l'arena per mia apatia, sarò acqua in un'altra vita, per ora sono pazzia, non mi confesso, sono tu adesso, il tallone scoperto, tipo che da un po' dal cesso al letto, solco adesso sesso, corpo, recco, svengo e dormo, pur di evitare di soffrire faccio la colpevole, un arbusto cagionevole che fa le spine spesse, preferire chi lo pesta perché non l'ha visto bene, mi ami e stiamo bene, sono la peggio beffa perché sceglie di volermi, chiedo scusa quando è tuo. Bello. Inizio criptico, poi molto più comprensibile. Faranno un ping pong? Poi li stai al logo. Ma ciao. Cazzo, mi aspettavo un outro diverso. Hanno il... Vabbè, no. Poteva essere una cacata, invece è molto carino. No, figa, anche perché Nitro mi sa che non ha più voglia di far cacate. Beh, non è che abbia mai fatto chissà quante cacate. Ma anche quando faceva roba un po' così pop era sempre comunque studiato in qualche maniera. Io direi, il premio del Real One Piangina va a Nitro. Il premio Real One Piangina, per me, Real One Piangina, Nitro e vabbè, Madame. Per tutto il background che c'è stato. Ma anche qua, Greatest Piangina, Madame, che dice, piuttosto che rotture di cazzo, ti dico che è colpa mia, basta che mi molli. Quindi The Greatest. Allora, manca una categoria. Che era il... The Big Piangina, qual è la draga? Rewind il video. Mi sa che è tutta la fusione di tutte e due. In realtà è il pezzo del Real Biggest One. Sì. È bello, ma ti dico una cosa. Mi ha tenuto totalmente attaccato al testo di Francesca. Volevo vedere dove andava a parare. Mi piaceva questa cosa che mi stava raccontando. È iniziata un po' criptica sulle cose che gli sono successe e che sa solo lei. Sì, vabbè, giustamente, non è che ti racconti i cazzi suoi. No, te li racconta in maniera criptica, un po' alla Ercomi. E poi è andata molto più lineare per noi stronzi che dobbiamo capire anche. Ma io cosa credo ascolti. Che quella roba del criptico è anche per fare in modo che l'ascoltatore si, tra virgolette, si riveda un pochettino nel suo modo, insomma, di aver raccontato quella cosa. Nitro molto più quadrato di Francesca, ma portando anche la sua vena arcora.
Esatto, Francesco ha rappato, ha fatto quella mini rappata col melodico che non mi è dispiaciuto per niente. Mi è piaciuto molto il flow, che poteva essere le metriche, non il flow, le metriche. Sì. Che potevano essere molto più scontate su un pezzo che poi potrebbe essere definito pop. C'è stata cura nel pezzo. Sì. Allora, un artista come Nitro, che magari in questo momento ha perso... Allora, parliamoci chiaro, parliamoci seriamente. Un artista come Nitro che ha perso tanto mordente e un artista come Francesca che ha... Scusa, se ti correggo. Prego. Più che mordente ha perso la spinta che aveva da il grande magazine che fa il bello e il cattivo tempo nella propaganda degli artisti, perché poi io penso che il suo pubblico ce l'abbia ancora, ha perso quella parte di pubblico influenzabile dalla propaganda. Ma tu pensi realmente che sia un singolo magazine a decretare che cosa va e che cosa non va? Parliamoci chiaro. Può essere o lo pensi davvero? No, sicuramente fa la sua parte sul pubblico generalista. Quanto pubblico generalista? Beh, nel rap ce n'è abbastanza. C'è gente che non viene nominata da quel magazine e fa comunque i numeri. Sì, sì. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una questione di perdita di mordente verso un pubblico per le scelte che ha fatto. E è inutile nasconderci dietro un titolo, dice anche lui. E da una parte abbiamo un artista che ha provato a entrare nel pop, ci è riuscita, ha perso mordente né con i ragazzi dell'internet, perché sono due pubblici totalmente diversi, ha una sua nicchia di persone che la segue, ma non fa più i numeroni come li faceva una volta, no? Siamo sinceri? Siamo sinceri fino alla fine. Una fusione del genere poteva essere qualsiasi cosa, poteva essere una cacata da una parte magari di Francesca e dice ah, mi devo fare il feat con Nitro e la butto lì. Nitro che poteva dire ah, devo fare il pezzo pop con Francesca, cuore, amore, faccio dolore. E invece c'è stata una consapevolezza nel pezzo che è oltre queste cose, magari una roba sentita realmente. No, ma io ti dico, Nitro, vabbè, il pezzo dei problemi maschili che noi subiamo e quindi noi da etero bianchi privilegiati l'abbiamo subita. Sì, sì. Madame è partita con l'intro, forse proprio per arrivare, per scaldare i motori, il suo classico testa alla Madame, è la fica, è la tipa, è la cazzata. Che a me piace tantissimo, parlo no. Mi è piaciuta molto poi quella dopo. Ma se non ci fosse stato quell'incipit dove ti parlava di una propria sensualità, di una propria... anche no, perché poi sensualità però, non c'è toccato, no, è suo... una cosa fisica, sì, è un essere, diciamo la sua signature. Bravissimo. Testo, no, che non mi riguarda e quindi ho preferito l'altra parte. Sì, certo. Siccome quel suo mondo non mi riguarda e non lo posso sentire e non me ne frega neanche di empatizzare con una cosa che... A me non... sì, no, a me piace empatizzare, me no, con le persone che mi raccontano qua. Se tu sei capace a raccontare e io riesco a empatizzare, riesco a entrare meglio dentro un... Però io empatizzo dopo che mi tocchi, come nella seconda parte, allora posso a ritroso capire anche cosa c'è prima, perché dico ah, però se una cosa che ha detto mi è arrivata, allora ha senso che vado a vedere anche il resto. Se non mi arriva neanche il nulla, non cerchi, non so, di io capire, non di sono informarti così. Su, però ti dico, il pezzo poteva essere la merda pop e invece no. Beh, attenzione, poteva essere la merda pop, poteva essere Emma con Lazza, ma Emma con Lazza è una questione di testo e da una parte e dall'altra non ci sono questi grandi ricerchi di testi, mentre con Madame e Nitro non poteva mai essere un testo così scontato, perché i nomi sono persone che portano dei testi veri e propri complessi. Però se vogliamo portare la qualità e i testi e il pathos del rap se devo nel pop, posso allora essere sincero, è bello. La produzione e tutto il resto mi piaceva molto più quella di Emma e di Lazza, mi è piaciuta molto di più a livello di... Ma questo ritornello è piaciuto un sacco. Sì. Too Late è figo. Mi ricordava quei ritornelli un po' ai primi tempi alla Vegas Jones, però fatti molto molto meglio. Io ho un po' di problemi con quel tipo di rap. Però lì, questa linea vocale mi piaceva. Sì, però sì, è un discorso lunghissimo, raga. E poi noi lui ci salutiamo, abbiamo gusti anche lunghissimo. Diversi. Perché facciamo queste robe? Per farvi capire che si può discutere di musica anche avendo gusti e posizioni diverse. Prendiamo una cosa. Io voglio sapere anche Sentimi voi. A me. Secondo te? Non ho operato. È più semplice ascoltare questo o è più semplice ascoltare quello? Per noi questo, perché c'è la repata che ti dà un minimo di comfort zone. L'altro, io personalmente, è come se mi metti lì e mi tipo Arancia Meccanica con gli spilli negli occhi e mi costringe a sentire una roba assolutamente pop. Questo almeno ha un background rap che riconosco e riesco a seguire il resto. Io sono un po' combattuto perché in realtà stavo pensando che a me quella melodia piace veramente tanto, quella di là, e mi dispiace tanto per il testo, perché minchia, cantare quelle cacate, che poi magari è un testo veramente pop sperimentale che noi non è cazzo nostro e noi siamo un po' più avvezzi a questo, sì, però qua mi dispiace perché c'è una mancanza di melodia che poteva enfatizzare molto di più le parole
i concetti che stavano dando. Ma mancanza in assoluto o rispetto all'altro? Mia personale non c'è. Non soddisfa pieno i tuoi gusti. Non soddisfa pieno i miei gusti. Scusa, potete scrivere scusa Madame Nitro, scrivete qua sotto scusa Fada, non abbiamo soddisfatto appieno i tuoi gusti. Vabbè, ma posso essere io da acquirente, da ascoltatore, da consumatore, non so, magari come quando compri un videogioco da 70 euro. Porca merda, no, ho capito benissimo. E poi magari ti mancano le texture, è pieno di bug o semplicemente non è come ti aspettavi, come te l'hanno venduto, ok? Non è questo il caso, perché non è che mi devi vendere una roba, però io acquisto un prodotto e a fine del prodotto magari sto aspettando da tanto. Ti ricordi ieri ti ho detto minchia non vedo l'ora di ascoltare quel pezzo lì, lasciarti un po' di amare in bocca. Lo so, io lo vedo questo come un dirty pop. È abbastanza dirty pop e non dirty rap. Sì, però per dirti. Dai, come vuol dirti basta. Allora, a me piace. Allora, no, è figo. Allora, se il pop deve essere questo, minchia. Tutta la vita. C'è un testo, c'è una roba comunque sentita da tutte e due. Sì. Che per me, quando ascolto il pop, già che non è il mio genere, io da come parlo chiedo solo che sia una roba sentita. Pure che devi piangere perché ti ha mollato il fidanzatino, deve essere sentita. Io qua ho sentito delle robe che mi sono piaciute. E va bene, per me se il pop è questo, che è dirti che è sporco, che è real, tutta la vita. Poi ci sarebbe veramente da analizzare i testi, perché di solito loro hanno sempre due o tre chiavi di lettura all'interno di un testo, quindi non è una roba così immediata, non c'è tempo, non vi guardate nemmeno il video fino alla fine, quindi è inutile anche farlo a voi, ce lo guardiamo io e barlo. Comunque voi potete scriverci se siete d'accordo o meno con noi, con queste lucubrazioni. Le lucubrazioni. Vi vogliamo bene, ciao!